Un cordiale saluto e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura un'ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative. Sarà ballottaggio nei 5 comuni maggiori della nostra regione. Nessuno è riuscito a chiudere la partita al primo turno. Dunque per Vasto, Lanciano, Francavilla, Roseto e Sulmona è tutto rimandato di 15 giorni. Intanto a Vasto sono in corso dei controlli sui voti relativi a 5 sezioni. Il servizio è di Alfredo Primante. Nessun exploit al primo turno nei 5 comuni sopra i 15.000 abitanti nei quali è previsto il ballottaggio in Abruzzo. Dunque per Lanciano, Vasto, Sulmona, Francavilla e Roseto si dovrà aspettare l'esito del secondo turno per determinare fra 15 giorni le amministrazioni comunali dei prossimi 5 anni. A Lanciano il centrodestra con Filippo Paolini ha sperato fino all'ultimo in una vittoria, fermandosi a poche decine di voti dal traguardo. Sarà ballottaggio con Leo Marongiu, centrosinistra, che ha ottenuto un ottimo risultato, ben oltre il 40%. Giriamo in testa con un margine ampio in percentuale anche come voti, per cui siamo sereni, siamo tranquilli, torneremo a fare campagna elettorale come abbiamo fatto fino a pochi giorni fa. Il primo turno all'andata in un terreno sicuramente più ostico per il centro-sinistra, quello con le preferenze, con i candidati consiglieri. Il nostro obiettivo era, giocando fuori casa, tenergli un voto sotto il 50%. A Francavilla si è ripetuto a parti inverse lo stesso copione di Lanciano. Luisa Russo e tutto il centro-sinistra hanno sperato di chiudere la partita con il centrodestra guidato da Roberto Angelucci già al primo turno. Invece sarà ballottaggio, anche se, a differenza di Lanciano, la forbice tra i due candidati è più netta e la Russo resta la favorita. Comunque è stato un grande successo perché con 8 candidati sindaci, insomma, arrivare quasi al 50% è veramente una grande soddisfazione. Vuol dire che la città ha risposto bene, ha accettato la nostra proposta e quindi sarà molto semplice vincere il secondo turno. No, non mi aspettavo di più, sempre detto intorno al 30%, ci manca 0,50, quindi non è molto. E questo era quello che si prevedeva. Loro partivano dal 64, noi partiamo dal 17, quindi abbiamo fatto già un grande recupero, un primo successo. A Vasto, al sindaco uscente Francesco Menna non è riuscito il blitz al primo turno e dunque sarà ballottaggio anche in questo caso tra centrosinistra e centrodestra, con Guido Gian Giacomo chiamato a colmare un gap di oltre 25 punti percentuali. Si preannuncia un secondo turno dove continueremo a macinare chilometri, a scrivere appunti, a incontrare cittadini, a non lasciare le cose a metà. Dialogheremo con chi sarà necessario dialogare, quindi è chiaro che noi vogliamo vincere e faremo tutto quello che è necessario per vincere. A Sulmona il ballottaggio non è mai stato in discussione. Gianfranco Di Piero, candidato del centro-sinistra, per tutto lo scrutinio ha mantenuto la vetta della classifica con alle spalle il civico Andrea Gerosolimo. L'ex assessore regionale della Giunta d'Alfonso è dietro di pochi punti percentuali e la partita del ballottaggio si presenta apertissima. Anche a Roseto il secondo turno è tutt'altro che scontato. Mario Nunes, alla testa di un polo civico guidato da Azione, se la vedrà con William Di Marco. L'alfiere del centrodestra ha dovuto aspettare la mezzanotte per vincere la resistenza di Tommaso Ginoble, arrivato ad un centinaio di voti dal ballottaggio. Solo quarto il sindaco uscente Sabatino Di Girolamo con il PD. Essendo un grande senso di responsabilità, forse il messaggio è proprio quello di aver costruito un progetto legato non tanto alla mia persona quanto ad essere persona tra le persone, aver costruito una squadra di 6 liste, di 94 candidati, di aver steso un programma partecipato e partecipativo in modo tale che ognuno potesse mettere il suo tassello nel programma. Abbiamo fatto 2 semifinali, c'è chi ha vinto 3-0, noi probabilmente forse abbiamo vinto 1-0, però si rimette tutto di nuovo. Si riparte da capo e la cosa importante è pensare che esistono più o meno un 50% di voti che noi dovremmo andare a raccogliere, quindi sono ancora tanti. L'entusiasmo che io ho visto in tutti questi mesi per il cambiamento ha avuto già un primo risultato. E dunque c'è attesa per i ballottaggi nei comuni sopra i 15.000 abitanti. I partiti rimandano le valutazioni sulla tornata elettorale al termine del secondo turno. Il servizio di Paolo Renzetti.
Toni sfumati il giorno dopo il primo turno delle elezioni amministrative in alcuni comuni abruzzesi da parte dei leader politici della nostra regione. In attesa dei ballottaggi e la prudenza a farla da padrona. Il presidente del Consiglio regionale ed esponente di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, parla di risultato che merita un'attenta analisi. Confermiamo i comuni dove siamo uscenti del pescarese e ne conquistiamo qualcuno, anche se non direttamente, certamente con nostri uomini all'interno dell'amministrazione con ruoli di primo piano. Poi ci sono dei turni di ballottaggio, vedremo tra 15 giorni, ma prima del voto non ne governavamo nessuno di questi comuni, adesso qualcuno lo governiamo e qualcuno vedremo dopo i turni di ballottaggio. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa, riconosce la sconfitta della coalizione a Sulmona, ma sottolinea anche l'esploit di Paolini a Lanciano e in alcuni comuni della Val Pescara. Io non mi iscrivo tra quelli che il giorno dopo vogliono vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, ma io ritengo che facendo un'analisi abbastanza lucida di come sono andate le elezioni, io confermo quello che ho appena detto. Noi nei 5 comuni al di sopra dei 15.000 abitanti eravamo all'opposizione in tutti e 5 i comuni. Uno come il Comune di Lanciano siamo in netto vantaggio alla fine del primo turno e gli altri ce li giochiamo, tre ce li giochiamo al ballottaggio e Sulmona il centrodestra ha perso in maniera chiara. Il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro parla di risultato nel complesso positivo per il centrosinistra. Il trend nazionale che vede il centrosinistra vincere ovunque accade anche qui in una regione dove non è scontato, perché non è una regione storica di centrosinistra, eppure infila tutta una serie di risultati. Il dato politico unico è questo: il centrodestra perde ovunque, in alcune realtà non va neanche al ballottaggio, come Sulmona, c'è stato un crollo dei 5 Stelle. Questo è il dato politico che emerge da queste elezioni. Infine il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, dopo i numeri positivi ottenuti a Francavilla al Mare, Sulmona e Vasto, in attesa dei ballottaggi, lancia anche un messaggio alla giunta regionale guidata da Marco Marsilio. Evidentemente c'è anche un problema di selezione, perché se tu ripresenti a Francavilla piuttosto che a Lanciano persone che hanno fatto i sindaci 20-30 anni fa, in qualche caso forse qualche problema di riflessione in più dovranno pur porsela. Per quanto riguarda invece la regione, penso che Marsilio non possa che trarre la conclusione, almeno in parte, ripeto, un voto amministrativo, ma almeno in parte, che il centrodestra a livello regionale sta fallendo e che questo presidente della regione, a mio avviso, viene percepito dagli abruzzesi come un corpo estraneo. Giorgio Di Clemente e Gilberto Petrucci sono rispettivamente i nuovi sindaci di San Giovanni Teatino in provincia di Chieti e Penne nel Pescarese. In entrambi i casi gli elettori hanno premiato il lavoro svolto negli ultimi 5 anni, il servizio. Con 3.450 voti, pari al 44,62%, Sergio Di Clemente è il nuovo sindaco di San Giovanni Teatino. Il vice sindaco uscente ha battuto con un distacco di 1.258 voti Verino Caldarelli, già sindaco del comune in provincia di Chieti dal 2001 al 2011. Per lui sono 2.192 i voti totalizzati, pari al 28,12%. Dietro di loro Efrem Martelli, che ha raccolto 1.513 voti, il 19,41%, e Mario Cutruppi, candidato del Movimento 5 Stelle, che si è fermato a 640 voti, l'8,21%. Con questi dati la lista Giorgio Sindaco si assicura 11 seggi in Consiglio Comunale, dove siederà certamente il sindaco uscente Luciano Marinucci, coordinatore di Italia Viva, che ha riportato ben 950 preferenze. 3 seggi per la lista civica, una nuova mossa, dove spiccano le preferenze riportate da Luana Federico e Matteo Pioferrante, che accompagneranno il candidato sindaco in consiglio. 2 seggi se li aggiudica anche la lista Ama e Vivi la tua città, che oltre al candidato sindaco Martelli vedrà sedere tra i banchi di Palazzo di Città anche Maria Rosaria Elia. Restano invece a bocca asciutta i pentastellati, che non riescono ad ottenere nemmeno un seggio. Sono veramente contento, è un risultato che sognavo, desideravo insieme a tutta la squadra, e veramente il sogno è diventato realtà. Questo mi rallegra e ci rallegra, veramente sono contento di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo dimostrato veramente di voler bene a questa città,
abbiamo lavorato col sorriso, a differenza di chi ha lavorato in modo, diciamo, diverso, e il popolo ha premiato noi perché ha visto in noi la voglia di fare, la voglia di crescere ancora, così come già stiamo facendo con l'attuale amministrazione. Mi aspettavo un ottimo risultato, così no, però questo mi dà ancora più voglia e forza per poter lavorare, perché veramente vuol dire che la città, i cittadini ci vogliono e noi siamo qui pronti per lavorare. La continuità amministrativa viene premiata anche a Penne, dove il nuovo sindaco è Gilberto Petrucci, assessore al bilancio uscente. Anche qui è netto il divario tra il candidato della lista Penne Viva e Angela Pizzi, candidata della lista civica Penne Prossima. Il candidato del centrodestra ha ottenuto 3.214 voti, il 47,70%, staccando di oltre 1.000 voti la candidata del centro-sinistra, che ha chiuso a 2.194 voti, 32,36%. Da sottolineare, anche se chiude al terzo posto, lo storico risultato raggiunto da Gabriele Frisa, esponente di Rifondazione Comunista, che con la sua Penne Ribelle ha ottenuto 1.372 voti, raggiungendo il 20,24%. Alla luce di questi risultati, la lista civica Penne Viva si aggiudica 11 seggi in consiglio comunale, dove torna Emidio Camplese, il più votato tra i candidati consiglieri con 548 preferenze, che aspira ad un ruolo di spessore. 3 sono i seggi per la lista civica Penne Prossima, mentre 2 i seggi per la lista Penne Ribelle. I miei 2 punti importanti del mio programma, ma soprattutto della mia azione amministrativa, è proprio quello di dedicarmi sull'ospedale di Penne, sulla tutela dell'ospedale della sanità Vestina e poi della vertenza Brioni. Io ci metterò il cuore, ci metterò la determinazione, perché questa città non può perdere posti di lavoro e deve tornare ad essere la città leader dell'area Vestina. Da Popoli, dopo una battaglia all'ultimo voto, arriva una delle sorprese di queste elezioni amministrative. Infatti il nuovo sindaco del comune della Val Pescara è Santoro Moriondo, che in campagna elettorale ha unito le forze del centro-sinistra, del centro-destra e del Movimento 5 Stelle. Con 1.561 voti ha avuto la meglio su Alfredo La Capruccia, che si è fermato a 1.458 voti. Mentre a Manoppello Giorgio De Luca viene rieletto sindaco per la quarta volta. La sua lista civica Uniti per Manoppello ha raccolto 2.458 voti, staccando di 983 voti Barbara Toppi, la candidata della lista civica Manoppello l'Alternativa, che si è fermata a 1.475 voti. Tornando in provincia di Chieti, a Rocca San Giovanni, città della Costa dei Trabocchi, il nuovo sindaco è Fabio Caravaggio. Il candidato di Rocca del Domani ha staccato di oltre 10 punti percentuali gli avversari, raggiungendo oltre il 40% di preferenze. Al 29% si ferma Marcello Martelli della lista Condivisione Buon Governo, mentre al 27% si ferma Dina Fulvi Firmi, candidata di Più Insieme. A Tagliacozzo, in provincia di L'Aquila, nessun problema per Vincenzo Giovagnorio. La sua lista civica Prospettiva Futura, che non aveva avversari, ha superato abbondantemente il quorum e con 3.259 voti guiderà il comune marsicano per la seconda volta. Lasciamo questa ampia pagina dedicata alle elezioni amministrative e ci spostiamo a Pescara, dove questa mattina si è tenuta una cerimonia per ricordare la studentessa istriana Norma Cossetto, fucilata dai titini jugoslavi nel 1943. Vediamo. Anche a Pescara, come in altre città italiane, questa mattina è stata ricordata con la cerimonia una rosa per Norma Cossetto, la studentessa italiana uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della foiba di Villa Surani nella notte fra il 4 ed il 5 ottobre del 1943. Nel capoluogo adriatico la cerimonia di commemorazione si è tenuta in Piazza Italia con la deposizione di una ghirlanda sulla lapide che ricorda la giovane di origine istriana. Sì, è giusto ricordare questa ragazza uccisa, trucidata, seviziata in un periodo storico difficile in cui le passioni si sono trasformate in delitti, in crimini. Noi dobbiamo ricordarla e vogliamo ricordarla proprio perché era una giovane donna innocente che non aveva nessuna colpa se non quella di essere italiana, e come tanti italiani è stata uccisa, buttata nelle foibe, violentata, ha subito di tutto. Ecco, noi la celebriamo perché vogliamo che non ci sia più violenza, perché vogliamo che ci sia pace in questo mondo, e per questo abbiamo scelto un giardino, perché il giardino è il simbolo dell'eleganza, della serenità, della tranquillità, del verde, dell'ambiente, tutte cose che noi ogni volta celebriamo a parole ma spesso non riusciamo a metterle nei fatti. È una cerimonia molto importante perché questa giovane studentessa di 23 anni è il simbolo non solo di una femminilità offesa
Ricordiamo che è stata violentata e seviziata per lunghe ore da ben 17 aguzzini e i partigiani di Tito, che poi la gettarono in una foiba, e così si è consumato un doppio disonore come donna e come italiana. Norma infatti è morta perché non ha mai voluto rinnegare la sua origine e la sua patria. A distanza di anni apre in Contrada Pianacce, frazione del comune di Silvi, il nuovo centro formazione professionale che servirà a formare i ragazzi che vorranno inserirsi nel mondo del lavoro dopo gli studi superiori. Vediamo. Inaugurato questa mattina il nuovo centro di formazione in Contrada Pianacce a Silvi. L'opera progettata e cantierata nel corso della prima giunta presieduta da Gaetano Vallescura, ma mai ultimata, era stata ideata e finanziata come centro di formazione e lavoro per disabili. Dopo diversi anni di incertezze e di blocco dei finanziamenti, l'attuale giunta regionale, su iniziativa dell'assessore Quaresimale, ha finanziato l'ultimazione dei lavori per un importo di circa 60.000 euro, che ha consentito di rifinire sia le parti interne che l'ampia parte esterna, completando anche la dotazione di arredi e attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle lezioni. Sono veramente contento perché quando si apre un'opera di questi tempi, con la burocrazia che rallenta, è sempre una cosa fantastica, però oggi sono particolarmente felice perché questo è un centro attualissimo in cui si possono andare a qualificare diversi profili di ragazzi, anche disabili, anche con dei percorsi autonomi, e con questa struttura, con questi insegnamenti riusciremo a inserire molta gente nel mondo del lavoro, viste le difficoltà che ci sono in questo periodo. Sicuramente, come hai detto bene, all'avanguardia. Dico solo che è un'opportunità per il territorio incredibile, con delle attrezzature sofisticatissime. Basta pensare all'ultimo corso che abbiamo fatto, che è la stampa 3D, che sui 13 alunni che hanno finito il corso, 3 sono già stati assunti e altri già stanno per essere chiamati. In questo momento stanno arrivando altre attrezzature per fornire uno start-up a tutti coloro che vorrebbero aprirsi una partita IVA. Gli diamo la possibilità di fare una sede momentanea per iniziare la propria attività qui, in modo che diamo una mano anche organizzativamente con le nostre attrezzature. Saranno formate sia le fasce professionali dei giovani adolescenti, dunque dai 18 anni, ma soprattutto anche figure, insomma, di soggetti più svantaggiati, perché abbiamo proprio instaurato questa collaborazione con le associazioni che si rivolgono, diciamo, ai disabili. Sicuramente potremmo comunque essere un punto di riferimento sul territorio, non solo di Silvi ma dell'intera area. Presentata a Teramo al Museo di Arti Contemporanee Arca la mostra fotografica del fotoreporter Luciano Adriani, 34 scatti per raccontare il drammatico eccidio di partigiani a Bosco Martese, ma anche per guardare ad un nuovo futuro. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. 34 fotografie per raccontare la storia drammatica di Bosco Martese, luogo dove tanti giovani partigiani furono trucidati e che Teramo ricorda ancora con orrore, ma anche per immaginare il futuro. Le fotografie di Luciano Adriani, esposte all'Arca, lo spazio espositivo comunale per le arti contemporanee, fanno da cerniera al progetto culturale sposato dall'Associazione Artruvarte di Teramo, dall'Università degli Studi e dal Comune di Teramo, con la casa editrice Ricerche e Redazioni, che ricorda la battaglia di Bosco Martese attraverso ciò che resta di quei tempi. Curatrice della mostra, la giornalista culturale Anna Fusaro. L'Associazione Culturale Artruarte di Teramo voleva dedicare una mostra antologica al fotografo Luciano Adriani, che toccasse i vari temi della sua pittura. Poi, guardando queste bellissime fotografie dedicate a Bosco Martese, ci siamo resi conto che meritava una mostra a sé questa sezione. Così è nato il progetto di Bosco Martese Testimoni del Tempo, che non è una rievocazione, è una evocazione simbolica che rende omaggio a una pagina storica fondativa per Teramo e non solo quindi della resistenza teramana ma anche della resistenza italiana, e lui ha reso testimoni di questo fatto importante gli antichi alberi del bosco e i giovani studenti di scienze della comunicazione, che raccolgono idealmente questo testimone e ci interrogano con i loro sguardi sui valori della memoria e della libertà. Non
poteva non esserci il patrocinio del Comune, una fattiva collaborazione da parte dell'ente nel ricordare quella che fu la prima battaglia in campo aperto e che scrisse la storia della liberazione e della resistenza italiana. Un dovere civico prima che istituzionale, quello per cui l'amministrazione è al fianco di Luciano Adriani, di Ricerche e Redazioni e dell'associazione Art Truva Arte, che ci hanno dato la possibilità di condividere questo percorso e questo progetto che mette insieme delle giovani generazioni e il ricordo storico di quello che è stato uno degli episodi cardine della nascita della nostra Repubblica. Luciano Adriani nasce fotoreporter al termine di una delle tante celebrazioni in memoria della battaglia di Bosco Martese. In una ridiscesa in solitaria dal ceppo, guarda gli alberi con gli occhi di chi cerca una storia da raccontare e la immortala attraverso i suoi scatti. Questo lavoro, questo progetto in collaborazione con l'associazione Art Truva Arte, con i ragazzi dell'Università di Teramo, alla fine è diventata, diciamo, una carezza per questo territorio. Spero almeno di aver dato questa carezza. Si chiama L'amore non uccide, l'evento presentato questa mattina a Chieti nell'ambito delle iniziative per denunciare la violenza sulle donne. Vediamo. Si chiama L'amore non uccide, l'evento presentato questa mattina all'auditorium Cianfarani di Chieti e voluto dalla rete antiviolenza del comune per parlare di femminicidio e delle azioni di tutela sul territorio cittadino messe in atto dall'amministrazione comunale. La manifestazione si terrà giovedì 7 ottobre nella sala di rappresentanza della prefettura. Si tratta di un'iniziativa a cura della rete antiviolenza del comune teatino che unisce prefettura, amministrazione comunale e tutte le realtà di intervento, finalizzata a sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche della violenza di genere, ma sarà anche un necessario momento di confronto e di riflessione anche alla luce delle recenti modifiche normative sulle problematiche connesse alla violenza e alle discriminazioni di genere. La rete cittadina antiviolenza, quindi per la prevenzione della violenza sulle donne, è ormai consolidata da diversi anni. Stiamo insieme con la cooperativa Alfa, la dottoressa Maria Laura Di Loreto, organizzando una serie di incontri proprio di formazione, di consolidamento della rete su questa tematica certamente così importante, sulla quale ovviamente anche la formazione dei giovani è molto rilevante, e che ha soprattutto l'obiettivo, appunto, questo obiettivo di disvelamento delle situazioni, diciamo, di violenza all'interno delle famiglie, che è, diciamo, la parte più subdola di questo fenomeno, che è più difficile, no, da riscontrare e da portare alla luce. Questo, diciamo, intervento che si terrà appunto giovedì pomeriggio alla prefettura, che ovviamente la prefettura è uno dei partner importanti di questa rete antiviolenza, è un intervento molto rilevante sulla tematica del femminicidio con, appunto, delle relatrici illustri, e fa parte, appunto, di questo ciclo di interventi di formazione che sono stati organizzati nell'ambito, appunto, della rete antiviolenza. È solo una tappa di questo lungo percorso che abbiamo iniziato ormai 6 anni fa e che vede come tappa fondamentale la presenza della senatrice Valente, che ci porterà proprio gli aggiornamenti e le indagini che la Commissione Nazionale sul Femminicidio ha portato avanti, perché sul nostro territorio, nonostante le leggi, esistono delle carenze, dei vuoti che non consentono ancora oggi di sconfiggere completamente il fenomeno della violenza di genere. E quindi è una tappa molto importante, perché avverrà in un contesto istituzionale come la Sala della Prefettura, anche alla presenza del questore, del sindaco, dell'assessore Maretti e di una docente dell'Università di Bologna che è anche referente dell'Osservatorio Nazionale sul Femminicidio. Saranno dati freschissimi e quindi consentiranno a chi parteciperà di essere a conoscenza in maniera più chiara di quanto questo fenomeno sia vasto. Siamo alla pagina dello sport, il Pescara si lecca le ferite e inizia a preparare una trasferta delicata come quella di Chiavari. Sicuri assenti di Gennaro e di Ambò, nei prossimi giorni si capirà se saranno a disposizione Drudi e Frascatore. Gli ultimi precedenti in terra ligure sono negativi, ma il tecnico Auteri è chiamato a invertire la rotta per non allontanarsi dalla vetta. Il servizio di Andrea Costantini.
Le ultime due trasferte del Pescara a Chiavari sono state infauste e hanno rappresentato un crocevia in negativo e un cambio di inerzia per gli allenatori che sedevano sulla panchina bianca-azzurra. Nel febbraio 2020, dopo essere subentrato al dimissionario Luciano Zauri, Nicola Legrottagli arrivava con due vittorie in altrettante partite e in terra ligure il 2-0 inflitto dalla Virtus è stata la sua prima sconfitta e anche la partita che ha aperto quella falla che a cavallo della pandemia ha portato il Pescara fino ai play-out e prima ancora alle sonero del tecnico pugliese. Lo scorso dicembre Roberto Breda, che stava risollevando il Pescara dalla gestione Oddo, 8 punti nelle prime 5 partite della sua gestione, ha subito una disfatta, 3-0, il secondo KO della sua conduzione, che ha fatto sprofondare di nuovo il Pescara con tanto di esonero giunto oltre un mese dopo. Come se non bastasse, il Delfino a Chiavari è a secco di gol da 4 partite e l'unica volta che è andato a segno è stata in occasione del blitz del 2015, 2-5, che è stata anche l'unica vittoria in casa della Virtus Entella. Insomma, considerate queste premesse, è bene che Gaetano Oteri tocchi ferro perché la prossima gara sarà proprio in casa dei Diavoli Neri di Gennaro Volpe. Oltre alla scaramanzia, ad Oteri il compito di trovare le soluzioni più opportune per interrompere questo periodo di difficoltà. Si spera solo passeggero, perché in caso di mancata vittoria c'è il serio rischio che il Pescara, dopo 8 giornate, sia già a meno 7 o meno 8 dalla vetta. Impensabile, specie dopo un buon inizio di campionato. La pessima direzione di Maranesi di Ciampino è stata decisiva nella sconfitta con la Reggiana, lo ha sottolineato Auteri, ma lo hanno sottolineato un po' tutti. Non è la prima volta però che il tecnico siracusano si sofferma sulle decisioni arbitrali. Nel frattempo il suo Pescara imbarca acqua da tutte le parti, 11 gol in 7 giornate, una media insostenibile per una squadra che punta la vittoria del campionato. E se c'è un prezzo da pagare per fare un calcio molto offensivo, questo si sta rivelando troppo salato. Il Pescara segna con regolarità, ma non è mai andato oltre le due reti in una singola gara. In compenso la fase difensiva è un colabrodo. Le potenzialità della rossa sono enormi e Auteri è chiamato a farle uscire e soprattutto a trovare equilibri e definire gerarchie in tutti i reparti. La rossa è stata interamente sondata, ma ora bisogna fare uno step in più per avere maggiori certezze. Di contro il Pescara si troverà una Virtus Entella che pure lei ha incontrato più di qualche problema. Retrocessa con una rosa importante, ha già perso 3 partite, ha 2 punti in meno e una difesa che ha fatto addirittura peggio del Pescara. Insomma, lunedì prossimo i punti saranno già pesantissimi. Riscatto o inizio di una crisi sono gli scenari che si profilano per entrambe a seconda del risultato. Prima vittoria in campionato contro la Viterbese e porta inviolata. Il portiere del Teramo Andrea Tozzo parla dell'importanza dei 3 punti conquistati sabato scorso e delle critiche ricevute per le sue precedenti prestazioni. Ascoltiamolo. Beh, diciamo che questa vittoria è servita un po' a tutti perché comunque non è stato un periodo facile da quando abbiamo iniziato dalla prima di campionato. Nonostante la squadra si allena sempre tutti i giorni a 1000, arrivavamo alla domenica a giocare e uscivamo sempre dal campo che ci mancava qualcosa, quindi finalmente è arrivata questa sacrosanta vittoria che ci è servita a liberarci un po' la testa, a toglierci un peso e questo deve essere un nostro nuovo punto di inizio e di partenza per prenderci grosse soddisfazioni. Sapevamo l'importanza della partita e che incontravamo anche un avversario che era nelle nostre stesse condizioni, quindi ci siamo guardati in faccia, ci siamo chiesti l'uno con l'altro di mettere in campo qualcosa in più per cercare di portare a casa la vittoria in tutti i modi possibili. Ma si sa che il calcio è così, quando i risultati vengono meno si sa che le critiche sono all'ordine del giorno. Sta nel calciatore poi assorbirle in una certa maniera. E io mi sono fatto un po' scivolare addosso, non ci ho dato tanto peso perché i momenti di difficoltà nella carriera di un calciatore possono capitare, quindi bisogna essere forti e ringrazio la squadra perché siamo sempre stati un gruppo unito nonostante le grosse difficoltà che abbiamo incontrato e oggi ce ne abbiamo un po' raccolto qualche frutto che abbiamo seminato in questo mese che è stato faticoso.
Cambiamo disciplina, domenica prossima si aprirà il torneo di A2 di volley con la Sei Cortone in trasferta a Brescia. La squadra è stata presentata 2 giorni fa al Palasport e l'occasione è stata propizia per il presidente Tommaso Lanci per fare chiarezza sulle ultime vicende e togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Presidente Tommaso Lanci, allora si riparte decimo anno, un po' sofferta questa partenza, però la Sieco fa sempre il suo dovere. No, sì, no, sono state tante chiacchiere perché la gente non ha avuto la pazienza di aspettare, perché no, affrontare un campionato di Serie A non è fare il campionato provinciale, giocare contro il Caldari o contro il Tolno, con tanto rispetto per le cittadine o per le... qua si tratta di investire dei capitali e di fare tutto. La Sieco Service, come tutte le aziende italiane, ha fatto 2 anni di sofferenza, di Covid. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato senza pubblico, senza nessuno. Ci è costato un sacco. Si fa sentire tutto questo. Ci è costato un sacco di. Quest'anno abbiamo solo paventato l'idea di poterci rinunciare perché avevamo dei prospetti non tanto chiari. Non è che adesso siano chiari. Adesso siccome siamo gente di parola, no? E ci eravamo impegnati con la federazione e con tutti perché erano arrivati i salvatori, e sottolineo ancora i salvatori, erano arrivati, noi avevamo dato la nostra parola e fatto tutte le operazioni necessarie per poter affrontare un campionato come decente, come l'abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, e portare la nostra città in giro per l'Italia. Poi succede quello che succede, perché come diciamo noi da queste parti, le chiacchiere se le portano end, i salvatori sono arrivati, ma al momento di quantificare c'è stato qualche piccolo problema, al che siccome noi, io e i miei figli, avevamo dato la parola alla Lega e non volevamo perdere tutto il rispetto che ci siamo guadagnati in questo, durante tutti questi anni in Serie A, siamo tornati. Non tornati, non siamo mai andati via, siamo qua. E quando ci siamo noi le cose vanno come devono andare, salvatore o non salvatore, c'è la Sieco. Chiudiamo con una bella cosa, cioè la presenza di Tenaglia, che è il vicepresidente. È una delle situazioni per cui noi siamo tornati, è perché abbiamo il supporto di questo signore qua. Noi lo sapevamo, lo conoscevamo il signor Tenaglia, perché era uno che amava questo sport a livello femminile, era il presidente della sua squadra Orzogna. E quando io e i miei figli siamo andati ad interpellarlo, perché già avevamo un rapporto amichevole precedente, lui non ha fatto una piega. È il più grande acquisto che ha potuto fare l'Impavida quest'anno. Il nostro telegiornale termina qui, io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Proteramo, condotto da Jacopo Forcella. L'informazione torna puntuale alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.